Pensateci, cosa faccio quando io uso un estrattore? Io separo due parti, la parte del succo, dei liquidi, e la parte fibrosa. Quindi, vi ricordate la mela? La polpa, i semini? Faccio una cosa simile, tolgo la parte più yang. Quindi io parto con tipo frutta e verdura crude che sono già abbastanza raffreddanti. Tolgo la parte yang, cosa ottengo? Una cosa molto yin, molto raffreddante. Quindi questo non vuol dire che sia negativa di per sé, ma dipende io chi sono, come sto, dove vivo, cosa mangio, che stagione è. Quindi magari d'estate, ma sì, ci può stare. Però se già per dire soffro di colite, di sinusite frequente, di psoriasi, di asma, che sono tutti sintomi che dal punto di vista della macrobiotica indicano un problema di yin, magari gli estratti mi fanno male. Se sono invece una persona che ha alle spalle tonnellate di cibo animale, anni di salumi, formaggi stagionati, ho il colesterolo a palla, sovrappeso, ipertensione, magari qualche settimana di estratti mi salva la vita. Quindi vedete che la risposta è sempre dipende da chi sono io, non c'è buono e cattivo in senso assoluto, però l'importante è sapere che cambio anche a livello energetico, sì. Mi ha chiesto il succo di mela, anche lui ha questo effetto raffreddante, infatti rilassa, è caldo, è meno raffreddante, e perché la mela rispetto al succo tipo ananas abbiamo citato prima, perché è quello meno raffreddante di tutti, quindi riesco ad avere l'effetto rinfrescante, rilassante, ma non troppo raffreddante, soprattutto se lo scaldo. Ma infatti va benissimo, no, ma la mela va bene, ma devo sapere che se io ho magari tutta una serie di già di problemini di un certo tipo, bla bla bla, se mi mangio 3 mele al giorno, crude, potrei avere dei problemi. Magari me le faccio un po' cotte d'inverno, che è buonissima la mela cotta.